si sono dati appuntamento a Cosenza nonostante la mattinata torrida per protestare contro la burocrazia regionale che blocca il loro presente e il loro futuro, giovani e meno giovani che hanno risposto ai bandi regionali come Gerry, dotista della legge 68, presta servizio all'ufficio anagrafe di Corigliano Rossano, da mesi attende di essere pagato. Con grandi sacrifici vado a lavorare, però ci spendo soldi, faccio pure per la benzina, devo mettere soldi di tasca mia, non è giusto questo. È la regione che deve pagare. Però non lo sto facendo, non so perché. Adesso basta, lo hanno scritto nello striscione i beneficiari di Garanzia Giovani, Dote Lavoro, le famiglie che si ritrovano nel limbo per l'obbligo formativo, gli enti accreditati per la formazione, gli stessi dipendenti degli enti che denunciano il disagio. È un nostro ente, un ente in crisi e per noi quindi vuol dire difficoltà, vuol dire uno svantaggio, difficoltà economiche, ma non solo, assolutamente per me e per tutti coloro che comunque collaborano e lavorano presso il nostro ente di formazione. Il problema interessa anche le aziende che hanno attivato i tirocini. Nonostante i ragazzi non abbiano ricevuto alcun compenso se non il mio nei 6 mesi di lavoro, perché hanno lavorato all'interno della mia azienda, io non ho potuto assumere quello che è stato scelto con tutte le agevolazioni di Garanzia Giovani, perché mi è stato detto che i fondi erano finiti e che avrei dovuto aspettare per l'assunzione per vedere se si sarebbe sbloccata qualche cosa. Una cosa vergognosa. Oggi la mobilitazione per chiedere lo sblocco di un settore paralizzato da anni, per chiedere che le politiche attive per il lavoro non restino sulla carta. Le attese sono tante da parte di chi ancora non sa se ha diritto a fare la misura, ma anche da parte di chi ha già iniziato la fase di tirocinio e di formazione professionale e a tutt'oggi non è stato retribuito. Si possa fare un programma per rilanciare quelle che sono le legittime aspettative di questi cittadini. Parliamo di cittadini in difficoltà, in stato di povertà assoluta, spesso. Questa è la cosa più grave. Ci sono i primi contatti con la cittadella regionale da cui si aspettano risposte ed una petizione con più di 1000 firme. Ci dicano chiaramente se vogliono andare avanti oppure se abbiamo scherzato, allora a quel punto lo diranno alle migliaia di persone che oggi aspettano risposte.